poco più di qualche mese, nel periodo natalizio del 2023, è caduto questo muro qui. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, è successo pure lì la frana, si è mosso mezzo mondo perché parlavamo della chiesa di San Marco, una chiesa bizantina. È vero che questa non è una chiesa bizantina, è una chiesa più moderna degli anni 60, ma sembra una chiesa di culto e dove tanti fedeli vengono qua a pregare. Ma la cosa ancora più strana, quando parliamo per esempio di frane su un'abitazione costruita da un privato, poi è ripresa dal comune, sequestrata e ripresa dal comune come casa popolare, lì si parte con delle frane e subito intervengono per ripristinare il problema. E ogni volta che piove c'è quell'ansia e quella paura che possa venire giù da un momento all'altro un po' tutto, anche perché ci sono tutti i muri che sono aperti, vengono, mettono quei vetrini che non servono a nulla, la strada è aperta, salendo per andare in montagna c'è proprio un dissesto, si vede che in molti punti la strada è avvallata oppure si è staccata dai muri portanti. E nessuno prende provvedimenti. Certo, ci sono assessori, senatori che passano da questa strada, ma nessuno prende provvedimenti. Sono buoni tutti nel periodo elettorale. Perché per tanti anni questo muro non è caduto e cade proprio adesso che ha piovuto? Ma non è la pioggia di adesso, è una causa ancestrale. Qui c'è un dissesto idrogeologico che parte da questa montagna qui, detta la Pantasma, dove un inclinometro messo da ingegneri ci dice che la montagna piano piano sta inclinando. Ci sono delle falde acquifere, esce sempre acqua. Poi le acque piovane che partono dalla montagna lontana scendono qui a valle e vanno tutte qui dentro. Allora il muro è stato coperto da tanta acqua ed è caduto pure il muro. Ma tutti lo sanno questo, lo sanno i sindaci che si sono succeduti, lo sanno i consiglieri provinciali, lo sanno i consiglieri regionali di opposizione e di maggioranza, lo sanno quelli della protezione civile, lo sanno i tecnici del comune di Corigliano Rossano, hanno promesso che venivano qui a fare qualcosa, ancora non ho visto nulla. Io temo che se mi viene qualche idea un po' pazzoida, forse non lo farò, ma la tentazione c'è. Io vorrei fare una sommossa di gente della parrocchia perché tutti hanno paura. Questa zona qui dove gravita la chiesa e tante case, galleggia su acqua, su tanta acqua. Quelle croci lì che vedete, a 20 centimetri sotto le croci c'è acqua stagnata. Quando l'abbiamo scavata per mettere le croci, là abbiamo trovato acqua a questo livello e c'è da tempo quest'acqua. E quest'acqua, voi sapete, i latini dicevano ut cavat lapidem, cioè la goccia scava persino le pietre e il marmo. Io non so se a lungo andare poi cosa succederà. Non vorrei che poi le istituzioni si fanno vedere quando ci scappa il morto, questo non lo vorrei, ma il timore c'è.